kingdom of Galamir, a sorcerer named Zarok. This arrogant, pitiless man hated his fellow citizens for their simple and peaceful ways. So he raised an army of demons and set out to take the realm for his own. The king's champion, Sir Daniel Fortescue, led the militia into battle against this unholy horde. Songs are still sung of how he spearheaded the charge deep into the accursed multitude, how demons fell before him like wheat before the scythe, and how at last, though mortally wounded, he destroyed the sorcerer utterly. Fortescue went down in history that day as the hero of Galamir, and a time of peace began, which was to last for 100 years. And then, the sorcerer returned. Buonasera figliuoli, buonasera, è arrivato il momento di un altro live nostalgia che parte con la storia di Gallowmere. Stasera si gioca Medieval che è stato recentemente annunciato da Sony come futuro remake o remaster. Non si è ancora capito cosa diavolaccio vogliono fare con quel gioco. Sposto un attimo la telecamera perché non è centrata. E stasera si giochicchia, ciao a tutti, buonasera Leroy, buonasera Eladepso, ciao Akab, ciao Jaeger, ciao Giovanni Anfuso, ciao VCloudStrife, ciao Eladepso, buonasera a tutti quanti. Insomma, stasera sì, si gioca Medieval, Medieval perché vogliamo vedere un attimino come diavolaccio è invecchiato e proprio perché lo rifaranno. Esatto, Liquid Lurker. No, non ti si sono teletrasportate le mani, purtroppo. Allora, cosa succede? Ciao Yurjo. Succede che stasera ce lo giochiamo, ci giochiamo un'oretta o qualcosa di più di Medieval, vediamo un attimino come funziona, come erano le sue meccaniche, come funzionano. Bene, ciao Lore, sì, bravo, lasciali nelle mie sapienti manine, non in pessime mani. Ciao Tosco93, si torna bambini sul mio canale, si va a fare della sana nostalgia. Allora, Medieval non credo sia invecchiato particolarmente bene, la storia di Medieval è molto semplice. C'era questo potente sorcerer, questo potente stregone chiamato Zarok che aveva fatto un casino incredibile, è stato sconfitto. Sconfitto dal grande eroe Sir Daniel Fortescue della sua armata, e dopo 100 anni è tornato a combinare lo stesso casino di prima. Sir Daniel torna dai morti allo scopo di sconfiggerlo, ma c'è un problema: Sir Daniel in realtà non è un eroe, è solo un coglionazzo. E nella battaglia in cui aveva sconfitto Zarok, era morto subito con una freccia pigliata in un occhio. Quindi questa è la sua occasione di rivincita, cioè da non morto deve andare a eliminare Zarok e spaccargli il culo, visto che non ce l'ha fatta quando era in vita. Zarok è bruttissimo e questo filmato in CG dimostra che si parla di un gioco PlayStation 1, quindi non esattamente un capolavoro a livello tecnico, ma comunque per i tempi era un sacco figa. Buonasera Riccio, buonasera Murtag, buonasera a tutti quanti. Ciao Guardinian. Ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, ripeto, il gioco aveva il suo perché, aveva un sacco di caratteristiche interessanti. Qua vedete nel filmato iniziale Zarok che si risveglia e va a fare disastri a Gallowmere a tutti gli effetti. Il filmato in CG è molto molto figo perché il gioco aveva un tono estremamente spassoso, era molto ironico, molto divertente, con dei dialoghi che erano volutamente divertenti, ma era anche parecchio dark, perché vedete che c'è veramente Zarok che domina le menti di tutti i cittadini di Gallowmere, diventano tutti praticamente degli zombie senza cervello al suo servizio. E ripeto, è una scena che comunque per un gioco che
dell'epoca è abbastanza violenta, ma il gioco in realtà è abbastanza violento. Maratona Mentana o Pregi? Ovviamente me, Cius, ma poi non è che non potete andare nella Maratona Mentana, solo che la Maratona Mentana è appena cominciata. Ciao Matsuya, ciao a tutti quanti ragazzi. Includeranno anche il 2 nel remake? Sai che non lo so, Akab. Non ho idea se faranno l'1 e il 2, ma credo che faranno soltanto il primo. Vedete, domina le menti degli abitanti del villaggio, tra l'altro tutti di una rara bruttezza, perché si parla comunque di periodo medievale un po' stereotipato, e succede un discreto bordello. Io avevo abbassato la musica però, come mai è così alta? Matteco è a Varsavia, vuole organizzare una visita di Suicide Project. Ecco, esattamente. Zarok domina la mente di tutti e fa super ridere la scena che esce il ciccione, esce la brutta moglie e poi esce anche la bambina con l'ascia, giusto per dimostrare quanto è brutta la situazione in questo preciso istante. E poi se ne va bello tranquillo e bello rilassato al cimitero, dove risiede appunto la tomba di Daniel Fortesque. E qui comincia la nostra avventura, con lui che resuscita i morti, resuscita gli zombie, ma resuscita involontariamente anche proprio Sir Daniel Fortesque. Stasera un capolavoro? Sì e no al Dungeon di Phoenix. Era un gioco sicuramente molto interessante, medieval, ma da lì a capolavoro, ma adesso ne parliamo. Guardate innanzitutto il menu iniziale, che era molto figo, era tridimensionale, mi piaceva un sacco. Medieval, era proprio molto bello il menu iniziale. Andavi alla tomba e c'era lo scheletrino che ti indicava new game o old game. I pipistrellacci. Era un gioco sicuramente di grande effetto ai tempi. Simo, è il tuo gioco preferito in assoluto? Bene, sono contento di questo. Ti divertirai allora stasera. Qua c'è la statuozza di Sir Daniel Fortesque. E lo scheletro che indica new game o old game. New game, old game. Oh, come mai non va niente qua? No, 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 non andare, non andare. Ecco qua. Grazie per il follow, Donati and the Sad. New game. Lo aspetto abbastanza fra Flappy, Lords of Eternity 2. Tagor Zarok gli sembra fassino. Mamma mia, che brutta roba. Sì, Necron Avengers, il primo è il preferito dei due da molti. Comunque, Sir Daniel Fortesque si risveglia nella sua tomba. C'è un flashback della sua battaglia dove sta controllando la sgarruppata armata del re. Va contro Zarok. Iniziano a lanciare le frecce e tu dici, ah, l'eroe che ha sconfitto tutti quanti. E invece è morto subito come un coglione con una freccia in faccia, istantaneamente. E infatti si risveglia senza un occhio con una bella ragnatela dove c'aveva l'occhio prima. Tutto sorridente. Sì, ho abbassato la musica. Da The Goblin, assolutamente sì. Ciao, Ukiea. Siete tantissimi stasera per vedere il retro gaming. Siete già 100, abbiamo appena cominciato. It has risen again. Si è risvegliato Sir Daniel Fortesque. Visto l'eroe di Gallowmer che cadde alla prima carica. Lo prendono per il culo le facce di pietra a Sir Daniel Fortesque. C'era la nebbia, lui giustamente dice c'era la nebbia, quindi visto che nessuno ha visto niente è stato trasformato nel salvatore di quel giorno. E lui dice ti farò vedere io se sono o no un eroe. Però in realtà era un coglione fondamentalmente. Lascialo stare, il fato gli ha dato una seconda chance. Una chance di dimenticare l'ignobile verità. Una chance di sconfiggere Zarok e finalmente diventare la leggenda che tutti pensano che sia. Speriamo che faccia del bene. E così parte il gioco. Ragazzi, come detto, è un gioco PlayStation, quindi graficamente era quello che era, e lo vedete. Avete già trovato la spada, e vedete che il sistema di combattimento è molto semplice. Avete delle mosse molto basilari, avete gli attacchi con la X praticamente sono colpi bassi, che servono contro certi nemici. Gli attacchi col quadrato sono colpi orizzontali. Se tenete premuto il tasto, avete un attacco circolare, un po' alla Zelda, praticamente. Molto molto figo. Premete due volte e lui scatta, e poi avete il salto. Sono comandi, come detto, molto basilari. Vi parate con triangolo, ma non ho uno scudo. E qua c'è una sorta di tutorial, nel senso che comunque vi spiega le cose. Qua vi dice quando siete pronti per lasciare la cripta dovete trovare una runa e sbloccare con la runa la porta.
Qua vi dice, poi sarai fuori forma dopo 100 anni sdraiato. Usa la cripta per imparare un attimino come funzionano di nuovo le cose. La telecamera non la controllate con i due analogici, ma neanche il movimento li controlla, lo controllate con i due analogici. È un gioco PlayStation, come detto, quindi è molto molto legnoso. Ciao Marlo Show. Donati NDSay, pensi che la remaster riprenderà totalmente il vecchio titolo senza innovazione sulla versione zombie di The Witcher? No, Donati NDSay, non credo proprio che faranno un GDR, ma credo che comunque verrà modificato il gioco. Abbiamo trovato dei coltelli da lancio, qua non si va senza la pietra. Questa invece è molto importante, perché quando superate la fine dei vostri punti vita, e di danni se ne prendono tanti in Medieval, arrivate, praticamente vi sostituisce i punti vita con quelli di una delle bottiglie che avete. Abbiamo trovato la runa. Vediamo cosa dice questo testo qua. Ah, qua tanto vale sostituire. No, ho sbagliato. Sostituire. Avete un inventario con le varie armi che avete. Non voglio sprecare proiettili perché sono utili. E qua vi spiega come fare il power attack che avevo fatto prima. Questo qua. E qua non potete fare niente. Qua invece, se non sbaglio, vi dice dell'acqua. Esatto, bisogna stare un pochettino attenti nell'acqua perché chiaramente Sir Daniel Fortress non ha carne, è solo ossa e quando va nell'acqua va giù come un poveraccio. Qua abbiamo trovato uno scudo che è utile per parare determinati avversari. E qui invece c'è. Sì, che praticamente vi dice quando trovate del tesoro, il tesoro va automaticamente nel punteggio che c'è in alto a destra. Che pizza mi consigli? Hai provato quello PSP? No, non l'ho provato. Razer Z, non l'ho assolutamente provato. È il Dark Souls della PS1. Basta, Matteo con Dark Souls. Assolutamente sì. Era un Souls-like prima di saperlo. Grazie per il follow, Glare93. Bisogna vedere un gameplay per vedere se è un remake o una remastered. Esatto, Necron Dungeons. Ancora non si sa. Qua lui giustamente dice: trova Zarok andando cercando le sue tracce nella sua diabolica odissea all'interno di Gallowmere. Puoi vedere le uscite da un'area guardando il Magic Slime, guardando praticamente la lucina verde indica dove dovete andare. Infatti è ambientato in Ungheria. No, no, è vero, Noxar. Sto giocando la versione inglese, quindi niente Claudio Moneta che fa i versi di Sir Gallomer. Mi dispiace, mi dispiace. Entriamo nel cimitero, al primo livello. Come detto, il gameplay del gioco è piuttosto legnoso. Il gioco è vecchiotto, è lentino, è abbastanza semplicistico a livello di sistema, ma ha comunque delle caratteristiche interessanti. Ora vedrete. Guardate come sono strutturati i livelli. Vedete che le mani non le potete ancora colpire, poi troverete un'arma che vi permetterà di farlo, ma le mani tanto non fanno una mazza. Il cimitero già vi dimostra un attimino come è strutturato il gioco. Il gioco ha dei livelli mediamente complessi, non complicatissimi, ma comunque mediamente elaborati. E qua giustamente vi dicono che ci sono gli zombie e che li dovete ammazzare. È molto gestito attorno al combattimento, perché i nemici sono tanti e attaccano proprio in modo aggressivo. E vi colpiscono molto spesso, come potete vedere. Perché il buon Sir Daniel Fortescue non è esattamente il massimo dei combattenti. Come detto, è piuttosto legnoso nei movimenti e non è esattamente Rambo. E soprattutto era un eroe per finta, era un cazzone con una spada. Però una delle caratteristiche del gioco, molto molto interessante, a tutti gli effetti, era il fatto che voi ne dovevate ammazzare un tot per riempire in alto a destra, che voi non lo vedete di striscio perché c'è la mia capaccia che lo becca, che lo copre parzialmente, dovevate ammazzare un tot di nemici per riempire il calice. Una volta riempito il calice al 100%, voi nel livello dovevate trovare questo calice per ottenere dei bonus aggiuntivi nella sala degli eroi. La sala degli eroi. Qua tra l'altro c'è una porta che si apre, dovete trovare anche le rune per aprire le varie porte. E avevate questi geyser di energia verde che vi ricaricavano i punti vita. Qua c'è un altro zombie maledetto da uccidere. Una volta trovato il calice, potevate ottenere nuove armi e nuove ricompense nella Hall of Heroes. Don't let the zombies get at you. Vabbè, qua vi dice che appunto vi curate così. Qua io ho trovato la runa che vi permette di andare di qua. Ammazziamo questi zombie, che per ora sono avversari molto molto debolucci, ma poi ci sono avversari un pochettino più fastidiosi. Tra l'altro, cazzo, col direzionale non e senza l'analogico è veramente problematico controllare Sir Daniel. E qua c'è l'altra runa che mi apre la porta che c'era prima, Found Chaos Rune. In tutti i livelli dovete trovare delle rune. Chiaramente il primo è molto semplicistico perché cerca proprio di spiegarvi cosa diavolaccio dovete fare per avanzare, eccetera, 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 eccetera. Però il gioco è pienissimo di segreti, di oggetti segreti da utilizzare per andare in giro. Da questo punto di vista è molto figo. Poi è anche molto figo il fatto che avevate un inventario che vi permetteva di cambiare le armi e di gestire la situazione in base alle armi utilizzate. Qua mettiamo la runa e andiamo avanti.
come i contadini veneti o il folletto romano o il guerriero siciliano. Il 2 aveva anche delle innovazioni. Il 2 non me lo ricordo molto da The Goblin, ma sì, era un po' più complesso. Grazie per l'iscrizione, Marlo Show. Tra l'altro sto notando che gli iscritti sono diminuiti, ragazzi. Questo non va bene, vuol dire che alcuni di voi non stanno rinnovando l'iscrizione. Va malissimo. La date magari a chi? La date magari a quelli di multiplayer, mi state tradendo. Vi sento che mi state tradendo. Allora, qua cosa vi dice? Ah, ok, ricordati che nulla rimane nascosto sotto lo sguardo di un angelo. Qua dovete girare l'angelo in modo da aprire le varie porte. Questa qua a destra, quello lì è il calice, ma non è ancora pieno perché non ho ammazzato abbastanza nemici. Quindi prima di andare dal calice andrò di qua e ucciderò cose. Però non posso andare di qua perché la porta è chiusa, devo girare l'angelo. Un angelo che non ha una faccia, ma comunque che ci apre le porte. Eccoci qua. Gli effetti sonori love, esattamente Mateco. Gli effetti sonori erano molto fighi. Tomba 2 lo porti, più avanti magari sì, Marlosho, più avanti magari sì. Ah no, pregi, un bug di Twitch, molte sub sono state cancellate per errore, mi dice Vic solo. Cazzo, perché ne ho perse veramente una ventina, è una cosa un pochettino strana che io ne abbia perse così tante. Allora ragazzi, ricontrollate se avete ancora la mia subscription, perché potreste averla persa. Nel caso, reiscrivetevi. Se volete, chiaramente, se non ci avete voglia. Pace all'anima mia, non è che... Sì, aveva un sacco di umorismo il gioco, era molto spassoso da questo punto di vista. E poi, ripeto, le facce lo prendevano costantemente per il culo e faceva super ridere. Questa faccia vi permette di comprare le cose e è il caso di comprarli i coltelli da lancio, perché vi serviranno tantissimo contro il primo boss che incontrerete, perché è quasi tutto dalla distanza. Altri zombie. E adesso possiamo prendere il calice. Grazie per l'iscrizione, Repstyle. Non vedo cosa hai scritto, ma prima o poi lo leggerò dopo live, sicuramente. Devo veramente allargare le scritte, perché un sacco di gente mi scrive cose e non riesco a leggere dal mio schermino cosa mi stanno scrivendo. Ci sono anche mosse aggiuntive oltre a quelle normali, tipo la carica e robe varie. Le ottenete sconfiggendo certi boss o facendo determinate cose. Qua ci sono dei soldi e delle cure. E di qua in realtà finisco il livello, mi sa, se continuo. Bam. Questo zombie qua sta sotto e si fa i cazzi suoi. Allora noi prendiamo un altro scudo. Sì, di qua si va alla Holovirus, solo che adesso non mi serve a niente perché non ho preso il calice, quindi devo tornare indietro. Come dicevo, di lì finite il livello a tutti gli effetti, ragazzi. Cioè finite la prima parte del livello. Quindi bisogna tornare indietro adesso, andare a prendere quel maledetto calice. Mori. Salendo magari su di qua, che non c'ero andato prima. I livelli, come detto, non sono molto complicati, ma comunque sono abbastanza grandini per un gioco di quell'epoca. E non sono fatti affatto male, vi devo dire la verità. Io li apprezzavo parecchio. E poi ripeto, il fatto che fossero pieni di segreti... Di qua si va una volta che trovate la chiave, che però dovete ammazzare il primo boss per trovare. Quindi per il momento vi attaccate a Shtukatsu, fondamentalmente. Ora giro l'angelo e vado a prendere il calice. Così mi apre la porticina e via. Calice preso. The Holovirus awaits. E quindi adesso, finito il livello, noi possiamo levarci dalle balle. Qua vi spiega appunto la roba dei calici, cioè che dovete ammazzare un tot di avversari per andare avanti. Però pregino, devi cambiare le patatine fritte. In che senso? Bongica Bongi, non sono patatine fritte. È la mia versione Super Saiyan, ma non è che quando è così piccolo si nota, purtroppo. È un peccato. Qual è stato il tuo gioco preferito di PlayStation 1? Oddio, Metal Gear Solid. Qua è sicuramente Metal Gear Solid. Metal Gear Solid ai tempi m'aveva veramente fatto impazzire. Allora. Le patatine fritte. È vero, assomigliano a delle patatine fritte. Esatto, è la Depso. Ottima scelta di emoticon. Ok, andiamo alla Holovirus, che così vi faccio vedere cosa intendo per poteri aggiuntivi e armi aggiuntive. Adesso dovremmo prendere la balestra. Qua la faccia cosa ci dice? Vacci piano, Zarok ti aspetta al di là di queste porte. Il maestro si è incontrato con il demone del mausoleo e ha dei piani diabolici di cattiveria purissima.
Signor Nessuno dimenticati sarebbero saggi a levarsi dalle balle, fondamentalmente. Cioè, detta terra terra, nessuno crede che Daniel Fortesque possa realmente battere sto maledetto Zarok. L'unico che ci crede è lui. Lo consideresti uno che non ci ha mai giocato? Che cosa, Alex R100? Questo o Metal Gear Solid? Benvenuto alla Hall of Heroes, dove i guerrieri più coraggiosi della storia spendono la loro eternità, bla 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 bla, non stiamo qua a ascoltare tutto quanto. Dobbiamo andare dalla statuella che brilla. Tra l'altro, l'Holovirus si sbloccava, nel senso che vedete che qua c'è un calice centrale che però non vi serve a niente. Si sblocca in base agli eroi. Vedete, qua ci sono delle statue che sono ancora bloccate. Questa qua brilla di verde, vuol dire che abbiamo il calice giusto per lui. Ciao, sono Calibur Ruler. Capitano Fortesque, sono io, Kenny Team. Come vanno le cose? Non proprio benissimo. Ah, come desidero, come vorrei poter combattere ancora al tuo fianco. Ma magari ti posso dare la mia balestra. A rapid fire e può sparare anche facendo rimbalzare le frecce sugli angoli. E qua lui giustamente dice: è stato stupefacente come ti hanno ammazzato nella battaglia di Zarok. Cioè, ti hanno colpito dritto nell'occhio da 1.000 yard. No, no, no. Infatti, non c'è niente di intelligente. Lui dice: ehi, non c'è niente di intelligente nell'uccidere una persona a quella distanza. Assolutamente. Ciao, rapid fire. E abbiamo la crossbow, che è un'arma molto, molto figa e molto, molto importante. Ma che manterremo perché è un'arma, come detto, che è utile anche questa contro il prossimo boss. Vedete che qua non potete andare di sopra finché non sbloccate abbastanza calici, quindi cadete di sotto. Vi dovete levare dalle balle, a tutti gli effetti. Non di qua, non ci potete andare. Tornate indietro e non tornate al graveyard, ma andate nella zona successiva. Potete anche pararvi, come potete vedere. Yes. Leave all of heroes. Ti ricordi gli indovinelli nel parco del manicomio? Non mi ricordo molto bene il gioco, ragazzi. Mi ricordo un po' di robe, ma vabbè. È un gioco legnoso, ma Sir Dan non è un eroe che necessita di leggiadria. È un non morto senza muscoli né agilità. Quindi ci sta anche che sia legnoso. Comunque, indipendentemente da tutto, io spero che nel remake modifichino un po' le cose. Nel senso che sono dell'idea che il gioco meriti un gameplay un attimino più godibile. Grazie per l'iscrizione, Captivian. No, non rigioco al graveyard perché devo andare alla collina del cimitero. Ho smattato per gli indovinelli. C'erano delle parti abbastanza complesse, ma infatti il gioco era pieno di puzzle e anche di parti fighe a livello di level design, eh? Quindi, per quanto non sia invecchiato benissimo, specialmente a livello grafico, però, ragazzi, ricordiamoci, è PlayStation 1 questa, non PlayStation 2. Il gioco a livello di design aveva abbastanza genialate da poter essere, secondo me, rifatto in modo molto molto intelligente. Qua Zarok evoca il potere magico e per l'esattezza fa sparare pietre che escono non si capisce bene da dove, da questi gargoyle. Ora vi troverete in tutto il livello a combattere con queste pietre rotolanti, che sono un vero fastidio, perché non potete romperle, non con la spada almeno. Infatti il testo di Livy dice: potete rompere certe pietre con determinate armi, tipo la clava. Però la clava noi non ce l'abbiamo e non possiamo farci una mazza. Andiamo prima di qua, che se non erro c'è qualcosa, ci sono degli oggetti. Ammazziamo qualche zombie. La clava, se non erro, la potete pure accendere col fuoco. Vedete che questa qua è una zona che potreste rompere, ma non con la spada. Avete bisogno della clava o del martello. Fino a quel momento vi attaccate. Esattamente, dice, ci sono dei tesori lì dietro, o misterioso archeologo, o misterioso esploratore. Distruggi la pietra e vai al di là, però noi non possiamo distruggerla. Ora noi dobbiamo salire evitando queste pietre, di lì non si può andare, come ho detto. Questo qua è un forziere magico con la bomba, quindi allontaniamoci, perché la bomba spacca tutto, voi compresi, però è molto figa da utilizzare. Dobbiamo anche ammazzare un po' di nemici, perché come vi ricordate, qua c'è della cura, bisogna riempire la percentuale del coso. Allora, prendiamo un po' di proiettili. No, non posso? Li ho presi, sì, quelli che potevo prendere li ho presi. E adesso mi tocca schivare le dannate pietrazze. Qua non posso andare, non posso neanche saltarle, devo per forza rompere tutto. Potete parare le pietre. E anche saltare di sopra, ma conviene andare agli angoli ogni tanto perché ci sono dei forzieri, come vedete. Oh no, oh shit. Ecco, mi ha preso, maledizione.
Cosa c'era qua? Copper Shield, perfetto. Una cosa completamente inutile perché... Pam. Vi saltano se state qua dentro. Aspettiamo che passino. No, che cazzo succede? Perché? Parata più o meno, quelle rosse non sono distruttibili. Puttana Eva. Saltiamo qua su. No, qua su. No, qua su. Ho detto qua su. Ok, continuiamo. Qua si pigliano un sacco di danni se non si sta attenti. Ma io perché non ho parato? Ah, perché mi si è distrutto il copper shield, giustamente. Vabbè, però, che cazzo. Dammelo. Ma... Ah, mamma mia, la legnosità. Vabbè. Vedete che ho perso tutti i punti vita e quindi ho dovuto usare la life battle. Cioè, ho finito una delle mie... Delle mie barre della vita. Para. Para. Qua mi difendo. Aspetto che passi. Passa. Dio mio, ne sono arrivate tre assieme. Proprio mentre ero lì. Cos'hai tu? Ok, un altro scudo che può servirmi. E mi levo dalle palle. Ok, ci sono quasi. Via, 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 via. Siamo arrivati. Abbiamo fallito, maestro! Ti diamo la nostra vita! E si disintegrano da sole. Cosa si sa del nuovo Age of Empires? Boh, io non so nulla, ragazzi, purtroppo. Però qua mi vado a curare perché ho preso un sacco di schiaffi. Vi curate anche le life battle, cioè una volta che le avete perse, le potete riempire come se fossero la vostra... Eccio! Eccio! Che freddo che fa. E siamo di nuovo carichi. Si va avanti. Qua ci sono dei soldi, che non fanno mai schifo, a tutti gli effetti. L'avventuriero sarebbe saggio ad essere molto preciso nell'esplorazione di un'area. Molti segreti nascosti. Ci sono molti segreti nascosti con delle grandi, grandi. Con dei grandi, grandi premi. Con delle grandi, grandi ricompense. Ciao, Tosco! C'era anche la maschera per sputare fuoco. C'era anche in questo gioco la. Grazie per il follow, Lord Hands. C'era anche in questo gioco la bacchetta magica che trasformava la gente in pollo. E ti permetteva di mangiare il pollo e di curarti. C'erano un sacco di cose fighe a livello di armi in questo gioco qua. Allora, siamo arrivati al mausoleo in cima alla collina. Dove c'è il primo boss del gioco? Il demone di vetro. A livello di visivo, comunque, il gioco artisticamente era molto figo. Nel senso che già Sir Daniel Fortesque era un protagonista estremamente atipico, ma molto molto interessante. Ecco, qua ci sono dei nemici che odio a morte, tipo i goblinetti bassi che potete uccidere solo con i colpi bassi. Ci vuole un'ora ad ammazzarli con la spada, perché sono estremamente resistenti. Con la clava li si ammazza subito, ma la clava non è indistruttibile, quindi bisogna stare attenti a non abusarne. Ci siamo? Li ho uccisi? No, ce ne sono ancora due, ce ne sono ancora vivi. No, sono caduto di sotto. E muori, ok. Qua c'è la clava. Questa me la ricordo. C'è la clava, e ora che avete la clava, grazie per l'iscrizione, Barsciaka. Come detto, ragazzi, se siete arrivati ora, tenete d'occhio le iscrizioni perché potrebbero essere saltate. Vedete questa tomba? Cioè, il gioco non era così ovvio. Questa tomba qua, luminosa, è l'unico passaggio per andare avanti. E se non lo capite da soli, che la potete distruggere con la clava, col cazzo che il gioco ve lo dice. Quindi, adesso riprendo la spada, perché non voglio consumare la resistenza della clava. E qua vi dice... Stai attento agli imps, perché ti rubano le cose, a tutti gli effetti. Ti rubano le cose, gli imps, e sono veramente fastidiosissimi. Anche le botte imps. Bam, 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 bam. In questa mappa bisogna stare molto molto attenti. Queste cose qua non le potete rompere se non con la clava. Voi le spaccate, vi aprite la strada. Vi fanno danno chiaramente se ci passate sopra. La troia, infatti mi sono preso il danno. Prendete gli imps, li spaccate il culo, la clavate. Magari anche un po' di punti vita, che schifo non mi fanno. Più imps morti, grazie. E poi prendete qua e dovete filarvela fortissimo perché si spacca tutto. Non è che morite se vi manda, se vi cade il pavimento da sotto i piedi. Però bene non vi fa, ve lo posso assicurare. Allora. Qua continuo con la clava. Allora, lì c'è una runa da usare, che non posso usare in questo preciso istante, quindi devo tornare indietro finché non trovo la Moon Rune, che è quella blu. Ciao, Nonio! Venite, vieni qua, imp. Qua invece la runa ce l'ho, e infatti ho aperto la strada.
La clava li ammazza con un colpo, come ho detto, però ha una resistenza limitata. Vieni qua, Imp, vieni qua. Qua c'era qualcos'altro? Sì. Un posto che mi serve, per cui mi serve la Chaos Room, dove non posso andare ancora. Vede che comunque i livelli erano complessi, cioè non erano semplicissimi già ai tempi. Qua vi spiega cos'è il demone di vetro e perché è il maestro di questo luogo. Qua c'è la bocca da cui escono gli imp. No, mi ha rubato la Small Sword, bastardo, ridammela subito. E vedete come lo sto picchiando adesso che mi ha rubato la Small Sword? L'ho ripresa. Lo picchiavo col mio braccio. Cioè quando vi rubano le armi avete il braccio da usare come arma, il vostro braccio, ve lo staccate e lo usate come arma. Ho sempre trovato più figo il secondo capitolo di Medieval. Cruel Bloom aveva sicuramente dei miglioramenti, ma il primo era abbastanza epico. Cioè, per i tempi era un gioco figo. Adesso chiaramente non è invecchiato benissimo, ma insomma era figo. Ricordi la longevità? Oddio, Imirobi, non era lunghissimo. Forse lo finivi in 5-6 ore? Forse meno. Frullato, non posso ancora prendere lo spartito, devo andare di sotto. Adesso che ho preso la Murion lo posso andare a prendere. Qua mi si è aperto il cancellone. Devo tornare di sotto. Adesso vado qua a destra. Qua trovo la Chaos Rune, del posto dove ero prima, e c'è il fantasma dell'opera, che fa molto ridere. E la faccia vi dice... Che cosa vi dice la faccia? Ah no, vi permette di comprare robe. Vabbè, abbiamo già tutto quasi a bomba. Qua gli dovete dare uno spartito che adesso non possedete, a tutti gli effetti. Bisogna tornare indietro, quindi. Adesso abbiamo la Chaos Rune e possiamo farlo. Infatti la cosa migliore da fare è tornare giù, prendere lo spartito, poi quando andate di lì, liberare la stanza e andare avanti. Torniamo di sotto. Allora, dove stava? Qua si è spaccato tutto e infatti sono caduto giù come un coglione. Porca puttana, Eva! Vabbè, mi ha rimandato di sopra subito. Però ho perso una life bottle, vabbè che poi posso riprenderla dopo. Allora, riprendiamo la club. Ciao Rayel, comunque anche qua i burroni mi uccidono, non c'è niente da fare. Che ne pensi di Sea of Thieves? Oddio, come ho detto ragazzi, il gioco mi sembra figo concettualmente, non mi interessa molto però, non sono particolarmente interessato. Cioè non sono particolarmente ispirato e non mi dà l'idea di essere un gioco che mi farebbe divertire tantissimo. Possiamo prendere il calice, perfetto, non mi ricordo neanche dove cazzo sta qua il calice. E qua c'è lo spartito e ora quindi è il caso di levarsi le balle perché l'abbiamo preso. Oh no, oh no. Ok, siamo salvi. Torniamo di sopra. Riprendiamo la spada. Burroni è proprio un Souls. Ciao macchia. Come detto, a me il gioco non dispiace per niente, nonostante l'età e nonostante la netta legnosità, perché comunque è molto divertente. Non c'è un cazzo da dire. Ah sì, certo, il calice è dove c'è il fantasma. Vabbè, prima mi curo intanto. Pensi che Warhammer Vermintide si possa giocare in singolo? Frullato, non credo sia un gioco adatto al gioco in singolo. Per quanto ti possa piacere Warhammer, è chiaramente un gioco pensato per essere giocato in gruppo. Allora, qua c'è il fantasmone e noi gli usiamo... No, la runa, ma lo shit. Lui si esalta tutto, inizia a suonare qualcosa di nuovo e mi apre il passaggio segreto. Dove trovo anche il calice. Che poi devo andare a usare assolutamente perché mi dà il martellozzo. Il martellozzo è un'arma super figa. Devo tornare di sotto però perché nella stanza di prima c'era il posto dove devo andare a sbloccare il boss a tutti gli effetti. Che è giù di qua. E ripeto, dovete essere attenti nell'esplorare perché queste cose si possono perdere facilmente. Club. Bam. 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 Sto vetro. Ecco, questa la bisogna spostare. E spostiamola. Sì, i controlli sono veramente tragici. Però qua almeno adesso liberate il demone a tutti gli effetti. Date fuoco al suo cuore, lui si incazza e si sveglia. Sì, macchia, i controlli su PS1 sono veramente terribili. Anche perché non c'è molto da dire, nel senso... Cioè, già il fatto che tu non controlli un action con un analogico, perché questo comunque è un gioco d'azione, cioè un hack and slash, con elementi da platform e da puzzle, è un action platformer, con dei puzzle interessanti messi qua e là. Evolutamente qua prendiamo... Che arma usiamo? Usiamo le Throwing Daggers, va? Anche le Throwing Dagger le potete caricare.
Volendo. E vi è utile soprattutto con questo boss. Adesso vi faccio vedere. Perché ora il boss si risveglia. E come vi dicevo, è molto interessante come è fatto a livello di art design. Sì, non è una hack and slash, cioè non è un action, però comunque si mena. No, frullato. Hack and slash è qualunque cosa abbia dei combattimenti con la spada e sia incentrato sul combattimento. Anche Diablo, anche Medieval, sono tutti hack and slash. Devil May Cry è un action hack and slash, ma è un sottogenere chiamato stylish action. Vedete che gli ho dato la sparata caricata e ora mi devo levare dalle balle e parare. No, vai via. Minchia, ho preso tantissimi danni. Gli hack and slash sono qualunque gioco incentrato sul combattimento con le armi bianche sono hack and slash. Anche picchiaduro a scorrimento, per dire. Bam 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 bam. Mi devo liberare. Bam 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 bam. Si è un po' arrabbiato. Sì, i boss erano fighi, gli angeli Phoenix. Ma ripeto, guardate quanto cazzo è minaccioso sto demone di vetro. È super cattivo. Bam. Ah, no, lo sto mancando. Poi quegli artiglioni in vetro. Parato. Dai, vai giù. Sì, non mi importa se mi fai danno, preferisco fartene io. Vai. Girati. Ok. Ci siamo. No, mi ha congelato. No, mi mancava pochissimo. Puttana maialas. Eccolo lì. E ce lo siamo levato. Sì, la balestra è meglio dei pugnali nei Crown Avengers, ma non la voglio. Non voglio sprecarne i proiettili, anche perché costa un sacco di soldi. Bam! Disintegrato in tanti pezzi di vetro, tutto molto scenico, e abbiamo la nostra chiave. E possiamo levarci. Allora, I Am No Hero mi chiede: pregi, a questo punto, visto il successo del remake di Crash e l'uscita di questo Medieval, vedi probabile un possibile ritorno di Jak and Daxter da qualche studio esterno? Non lo so, I Am No Hero, ma credo che prima dei loro idoli più recenti, cioè Jak and Daxter e della roba di Naughty Dog, vogliano ravvivare i loro idoli vecchi. Quindi Sir Daniel Fortesque, Crash, Spyro, che è già stato confermato dalle voci. Sei già tornato alla battaglia? Crederà di essere un eroe adesso. Ma un vero eroe, solo un vero eroe è degno di un posto nella sala degli eroi. Vedi la statua del tuo io fraudolento? Quando diventerà solida, sarai diventato un vero eroe. Quindi per guadagnarsi un posto nella sala degli eroi, dovevi trovare un sacco di robe. Allora, qua dobbiamo andare dall'uomo martello, me lo ricordo, perché ti dà l'arma più sfiziosa del gioco, che è il martello. No, non lui. Che strano. Pensavo di sì. Ma scusami, no. Ancora lui? Ok. No, mi ha dato un'altra bottiglia di vita, quindi no, il martello non lo recupero qua. Devo recuperarlo poi, altrove, al cimitero dopo, va bene, lo recupereremo poi, non ce l'ho ancora, quindi il mio martellozzo, peccato, let's go. Come faccio a droppare la gemma dal Daora? Tom Brady, gli tagli la coda e speri di avere molto culo, o ti fai le taglie con le ricompense oro e speri di avere molto culo. Ma Dungeon di Phoenix, la serie di Spyro è invecchiata anche peggio di Medieval, nel senso che Medieval comunque è godibile ancora, è piacevole. Spyro è tutto platform quasi e non funziona tanto bene. Io l'ho giocato su multiplayer in un retro live qualche tempo fa
E vi assicuro che, mamma mia, a un certo punto, cioè, avevo il mal di testa da come girava la telecamera. Io spero che se abbiamo fatto il remake, l'abbiamo fatto in modo un po' particolare. Return to the Graveyard. Il mio primo gioco per PlayStation, scrive Rayel. Allora, siamo tornati al cimitero e ci sono già ad attenderci un po' di zombie simpaticoni, che si beccano un po' di bordate nella faccia. E qua c'era una cosa figa che mi ricordo. Bam, voi potevate cadere sulla tomba e farvi portare in una zona segreta. Sto acquistando The Legend of Dragoon a 90 € li vale. Oddio, 90 € sono un po' tantini per The Legend of Dragoon, ragazzi. Era un bel gioco, ma cazzo, 90 € sono tanti. Sono una secca mica da ridere. Mi sembra un po' eccessivo come prezzo. Usa Cleaver Skeleton, qua vi dice: bravi, avete trovato una zona segreta. Ricordatevi che a Gallowmere c'è pieno di zone segrete. Assolutamente. Let's go! Sono caduto nell'acqua e sono morto. Molto bene. Io qua però dovevo già avercelo il martello. Com'è possibile che me lo sono perso? Gli zombie senza testa sono molto pericolosi. Uscirà davvero Kingdom Hearts 3 quest'anno, mi scrive Demon. Demon, io finché non lo vedo non ci credo. Cioè, ripeto, l'ho già detto. Io ci spero che esca Kingdom Hearts 3 quest'anno. I video lasciano intendere che il gioco è, se non altro, a buon punto, perché sembrano appartenere comunque a un titolo quasi completo. Cioè, non credo che manchi tantissimo, obiettivamente. Però va detto che, cazzo, quel gioco l'hanno fatto aspettare talmente tanto. Guardate l'interpolazione poligonale. L'hanno fatto aspettare talmente tanto che, boh, finché, ripeto, finché non lo vedo nella mia PlayStation 4, non lo vedo girare, io non ci credo alla sua esistenza. Poi i trailer che hanno fatto vedere sono pure fighi, eh. Non c'è un cazzo da dire. Cioè, il gioco sembrano averlo fatto veramente con tutti i crismi del caso. Però, boh, davvero boh. Guarda cosa ho trovato. Silver Shield, bello. Tu cosa mi dici? Ah, niente, mi vendi le cose. Prendiamo qualche coltellaccio. Siamo tornati al cimitero e ora bisogna andare dove eravamo andati prima, però non qui. Bam, 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 bam. Allora, anche qua si può prendere un calice nello stesso posto di prima, tra l'altro. Se non erro. Perché è una versione potenziata del cimitero e quindi ha dei nemici più potenti, tra cui questi stronzi senza testa che sono appunto abbastanza pericolosi. Ok, come cazzo c'entravo? Non ci posso entrare da lì. Vabbè, devo aprire di qua comunque. Skull Key. Farai mai Descent, qualche capolavoro del passato per PC? Qualche capolavoro del passato per PC? Sicuramente, ragazzi. Descent, non lo so. Non so se proprio lui. Descent era un grandissimo gioco all'epoca, ma non è che sia. Cioè, è invecchiato veramente male, eh. Tra l'altro, non saprei neanche come cazzo farlo andare decentemente sul mio PC. C'è una versione Google Games di Descent, giocabile decentemente. Vediamo cosa mi dice questo scritto qua. Vuoi essere più veloce? Ah, ok, qua vi dice che dovete. Vi dice che col prossimo boss ottenete la carica. Ah, lì c'è della roba. Uno zombie. E l'acqua dove muoio come un coglione cadendo come sempre. E tra l'altro, cioè, non stavo neanche facendo niente di particolare, stavo solo camminando, ma è talmente legnoso che cazzo, basta questo cadere di sotto. Ah, sì, perché di qua dovevo fare il ponte e arrivare dall'altro lato. Va bene. Lupo, vieni qua. Non si capisce un cazzo questa telecamera. Aiuto! Vieni qua, Lupo, dove vai? Lupo! Allora, qui c'è la runa. E la prendiamo. E via così. Farai il tempio del male elementale. Non lo sottovalutare, Matsuya, al tempio del male elementale, che è stato uno dei pochissimi GDR a turni che usava il sistema della third edition di Dungeons and Dragons, ma lo usava bene. Se non fosse stato buggato come la merda, perché era uno dei tanti giochi che aveva fatto Troika, e i Troika erano bravissimi, ma facevano giochi buggatissimi. Qua infatti c'è il calice per il martello, mi sa.
da recuperare. Ah, zombie senza testa di merda. Guarda quanto cazzo mi ha tolto. Anche un altro. Oh, ma vi dovete morire. Ma su si sale. Ah, ok. E devo spingere questo coso qua a destra perché fa il ponte. O a sinistra, non mi ricordo. No, a sinistra. Il primo Deus Ex sarebbe interessante, sì, ma incredibilmente complesso, capiste? Portare un gioco così complicato in retro gaming non è una passeggiata, anzi, tutt'altro. Cioè, Deus Ex in un'ora non vedete un cazzo di quello che ha da offrire. È talmente fuori di melone a livello di complessità che non vale neanche la pena. Che poi si potrebbe dire la stessa cosa di qualunque JRPG o RPG, però cazzo, il primo Deus Ex... È comunque sacro. Oh, non cado di sotto. Torniamo indietro. Devo andare dall'altro lato. Giù. Porta Doom il primo. Più che altro potrei portare Doom quello nuovo, che comunque è tanto figo. Per carità divina, cioè, è un gioco che ormai avete visto, credo, in tutte le salse. Però è... rimane comunque un giocone, il nuovo Doom. Ecco, con lo scudo non mi preoccupano più di tanto. Ecco, tu devi morire. Devi morire perché così mi dai il calice. Non ancora? Quanto cazzo mi manca? Vabbè, c'ho un po' di zombie da ammazzare qua che magari mi bastano. Sì, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso il calice e c'è anche uno zombie extra da uccidere che mi ha fatto un sacco di danni, tra le altre cose. Qua prendiamo dei soldi. Spingiamo sta pietra per completare il ponte. Quello se la scivolo lateralmente. Ok, altra energia, molto bene. Stiamo andando abbastanza rapidi. No, no, Cius, sono super aggressivi gli zombie. Ed è voluta la cosa, perché il combat system è una discreta merdata. Ma è fatto apposta. Cioè, tu un gioco lo puoi disegnare in vari modi. Nel senso, tu puoi decidere che nel tuo gioco il tuo combat system sia eccezionale e gli avversari siano altrettanto pericolosi per massimizzare quello che fai. O comunque puoi disegnarlo in modo che il tuo personaggio, anche in un combat system molto molto semplice, le barre del punti vita va gestita in un certo modo. Nel senso, se tu in un gioco fai una barra dei punti vita super lunga come quella di signor Daniel Fortesque qui presente, quello che succede è che devi dare agli avversari la possibilità di colpirti tante volte, perché se no non muori mai. Cioè, lui prende pochi danni, Fortesque, però ha tipo 6 barre di punti vita. Qual è l'unico modo che hai per renderlo vulnerabile? Creare dei nemici che colpiscono tantissimo. In caso contrario, insomma, te la pigli un po' in quel posto. Abbiamo fatto il ponte, possiamo andare avanti. Se invece lo fai con una barra dei punti vita corta, o fai come in Dark Souls, che con 2 colpi ti ammazzano, o fai dei nemici che magari non sono particolarmente aggressivi, ma hanno dei danni elevati. Perché? Perché? Fucking controls. Sì, ho capito. Dragon Valor l'hai mai giocato? No, il resto del carlone non l'ho mai giocato. Fottute fasi platform. Anche scattare qua è difficile senza gli analogici. Ok, mi curo. No, mi volevo curare. E adesso devo combattere i boss senza la cure. Vabbè. Allora facciamo che uso la crossbow. Aio. Allora, qua mi devo muovere. Lo sapevo. Cazzo dove sta qua per non farmi colpire? Allora, facciamo che... uso i dagger caricati. Così appena escono si beccano subito 3 colpi in faccia e muoiono. Non così. Ok. Mancato. Preso. Preso. Morti. Aha, abbiamo il Daring Dash adesso. Come cazzo si usava? Boh, chi se lo ricorda? Non così. Come si faceva il Daring Dash? Boh, non mi ricordo assolutamente come si faceva il Daring Dash. Ah, così, col triangolo, perfetto, fantastico.
Bello. Allora, Matsuya mi dice: è normale che io, dannabone dei Monster Hunter, sia riuscito a fare il Teostra e Valazzacca la first try senza svenire una volta, ma arrivato a Kushala ora abbia scoperto il significato dell'inculata con la sabbia? Sì, perché Kushala è il più difficile degli Elder Dragons, Matsuya, ma in realtà ti è andata abbastanza di culo col Teostra, perché il Teostra tende ad essere abbastanza massiccio. Però sì, Kushala è veramente molto molto fastidioso. Bon voyage, let's go, andiamo avanti. Bon voyage. È peggio di Amana, sì, assolutamente, ragazzi. Siamo tornati! E adesso ci pigliamo il nostro martello, ce lo meritiamo. Cosa ci dice sta faccia? It's the Hall of Heroes. È lo shopping mall, è il supermercato della Hall of Heroes. Vabbè, potete comprare cose nella Hall of Heroes e sbattere nelle balle di tutto. Andiamo a prendere questo martello. Eccolo qua. Ah, Fortescue! Cosa sto sentendo di quel maledetto Zaro che dicono che sia ancora vivo? No, no. Posto. Ah, non ti preoccupare, vecchio cavallo da battaglia. Meglio fargli vedere di cosa siamo fatti, eh? Mi aspetto Johnny Zombie un po' più fastidioso dell'ultima volta. Come vanno le cose? Non proprio benissimo. Va benissimo. Ehi, prendi il mio martello da guerra. Spaccherà tutto quello che vuoi e non si spaccherà come una clava normale. Fantastico! Perfetto, pigliamoci il martello. E adesso abbiamo il martello! Pam, pim, pam. Guardate che bordate che dà. Brr. Mamma mia, quanto. Mucho gusto, mucho gusto. Bam! Yes. Anche MDK era un sacco figo, Chus, assolutamente. Ma se andiamo a vedere i giochi del passato, c'è tanta roba che spaccava i culi. Pregi, la vedi la maratona mentata? Mentana, appena finisco il live, ragazzi, andiamo tutti a vederci la maratona mentana. Ma tra le altre cose, da considerare, siete andati a votare oggi, vero? Tanto siete tutti adulti vaccinati se mi seguite nel 99% dei casi. L'importante è che siete andati a votare. Poi potete aver votato quel cazzo che volete, ragazzi. L'importante però era aver votato. È importante votare, niente astensionismo, nonostante tutto, nonostante il dolore. Porterai Croc. Croc Ganeveo Phoenix è un gioco che aveva una colonna sonora stratosferica. Era un gioco che aveva. Comunque era un gioco solido, ma molti se lo ricordano molto meno bene di quanto, cioè molto meglio di quanto effettivamente fosse valido. C'era un giochino, non era niente di che a livello di platform, non aveva nulla di particolarmente stratosferico. Io me lo ricordo abbastanza banale. Ecco il signor Sir Daniel Fortescue, animato malissimo, che va nel campo degli spaventapasseri. Aveva delle tone, aveva un tono horror demenziale, molto molto riuscito secondo me questo gioco, cioè aveva dei toni horror, delle tematiche horrorifiche abbastanza marcate, ma poi di suo era un gioco molto molto demenziale sia a livello di aspetto che di tutto il resto. Vediamo qualcosa mi dice. Allora, è quasi impossibile distruggere gli spaventapasseri, quindi non fare l'eroe e cerca di intrappolarli quando possibile. Infatti mi hanno spaccato il culo. Come facevo a intrappolare i. Ah, ok, però questa è una poveraccia. Tra l'altro posseduta, neanche viva. Neanche morta, cioè. Allora, qua cosa dovevo fare? Ah, devo spostarlo questo. Dall'altro lato. Come ci andavo di qua? I do not fucking remember. Ho sbagliato. Bruciali. Ma dove lo trovo il coso col fuoco? Ah, lì c'è la tizia col fuoco. Spacca il pagliaio. Vabbè, diamo botte al pagliaio, vediamo se si rompe.
Non così, proviamo con la spada. Ah, devo fare la carica. Ok, fantastico. Ok. Cosa mi dici tu invece? Va bene. Ci sono altri nemici. Ho pochissimi punti vita. Trovare una cura non sarebbe malaccio. Così so dei sordi. Ok. Tu? Cosa mi vendi? Niente che non abbia di già. Mi serve la runa, ma non mi ricordo dove cazzo la si trovava. Tu sei ancora vivo? Giù di là. Allora, qua dentro non c'è un cazzo. Oh, invece sì. Cioè, c'è dentro un goblin, ma... Ecco, chiuso. And now, cosa devo fare? Ok, devo aspettare che vada avanti e ammazzarlo a frecciate. Perfetto. Morto. Abbiamo una runa, però non è qua, è dall'altro lato. Vedete che comunque era molto creativo, come vi dicevo, a livello di gameplay. Cioè era un gioco molto interessante, indipendentemente dalle sue mancanze. Era un gioco comunque studiato con una discreta intelligenza. Di prendere la mazza, darle fuoco nel falò e bruciare i mucchi di fieno. Ok, ma non è una cosa così obbligatoria. La mazza ce l'ho. Ok. Ho preso fuoco anch'io. Gli ho dato fuoco, ma non è se è servito tantissimo. Forse devo stare di più. Ciao Emno Hero. Alla prossima. No, niente, non ho infuocato un bel cazzo di niente. Andiamo allora con la Moon Rune dove eravamo prima. Ecco. Che non ci posso andare di più. Ah, sì, giù di lì. Ok. Murrium. E si va dentro di qua. Se ce la faccio. Minchia i pipistrelli, che fastidio. Ho trovato un'altra mazza. E la runa della terra. Va bene, torniamo di là. Aio. Ok, le cura l'ho trovata. That's good. Rimartelliamoci. No, credo che funzioni la cosa. Ah no, devo caricare tutto. Credo che funzioni la cosa del bruciare le balle di fieno, ragazzi. Però forse ci sta sfuggendo qualcosa. Potresti portare Guilty Gear in live. I Am No Hero è un gioco molto diverso da Dragon Ball Fighter. Se c'è un problema. Guilty Gear Xrd, oddio, ho finito tutta la carica prima di caricarmi i punti vita. Guilty Gear Xrd, per quanto sia un picchiaduro bellissimo, è giocato da pochissima gente in Europa. Cioè se io vado online non trovo un cazzo di nessuno nei server. Cioè il bello di un live, oh my god, fucking spaventapasseri pericolosissimi. Via. Ok. Bravo.
E bravo, muori. Abbiamo un'altra runa e si va avanti. Boom. Sono inviperite forti comunque, eh. Ah, andare al capo di rano mi ammazza così, a gratis, non me lo ricordavo. Fantastico, buono sapersi, forse avrei fatto bene a leggere prima. Kulkatura, il Lord dei Serpenti vorrebbe combattere con te, ma è stato catturato da Zarok e sigillato dentro un forziere. Libera il suo potente spirito e ottieni un potente alleato, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene. Ce l'ho Rev 2, ragazzi. Ce l'ho Rev 2, Yurjo. Però, ripeto, io non gioco a Guilty Gear da tanto, quindi non aspettatevi della grande skill da parte mia. Ve lo potrei far vedere, appunto, in un live, giusto per farvi capire quanto cacchio è complesso, quanto è incredibilmente complicato e quanto è bello, in realtà, perché è un gioco della Madonna. Ah, potevo anche martellarlo, sto coso, bene. Oh, shit. Così ho liberato gli spaventapasseri. Forse li posso uccidere così. Ah no, è qua, guarda. Il Lord dei Serpenti. L'ho liberato. E ora mi dà una mano. Che figata. Muori. Fanno dei versi bellissimi. Vieni, Lord dei Serpenti. Quanto cazzo è figo il serpente gigante. Lì c'è. Vedete, Lord dei Serpenti li distrugge i fottutissimi cosi. Ok, punti vita trovati. E via. Che cazzo devo andare qua? Chi se lo ricorda? Giù di qua. Aio. Vieni con me, serpentone. Verso nuove incredibili avventure. Ok, questo deve fare male. Soldi. Ok, qua sono salvo. No, salvo un cazzo. Mi ha proprio preso in pieno lo stesso, indipendentemente da tutto. Trappole. Trappole a strafottere proprio. È questo quello che intendevo, ragazzi, quando vi dicevo che i livelli sono abbastanza complessi. Non è così gratis sto gioco. Minchia, quanti danni che ho preso. Sì. Ma ripeto, è quello che vi dicevo. Cioè, Medieval era figo comunque come gioco. Perché anche se aveva dei controlli legnosissimi, che adesso sono ancora legnosissimi, e se comunque era un gioco che era molto basato sul combattimento, ma con un combat system veramente un po' deboluccio, si trattava comunque di un gioco pieno di idee cazzute. E infatti, se fanno un remake... Oddio, che cazzo devo fare? Correre ed evitare di venire risucchiato. Era un gioco con delle idee tanto tanto fighe. Mazza, sto prendendo tutti, va bene. Pienissimo di trappole, cazzo. Ok, figli miei, basta così, grazie. Siamo arrivati. Pumpkin Gorge, dead ahead. E abbiamo un altro fantastico cattivone da eliminare. Allora ragazzi, siamo arrivati qua, è un'ora che streamo e come momento nostalgia secondo me può bastare, anche se il gioco era... si è dimostrato ancora abbastanza figo. Come detto, ragazzi, cosa è Medieval? Lo avete visto? È un action platformer, è un gioco comunque ancora interessante, è un gioco che aveva tante buone idee ed era strutturato molto bene. Io capisco perché sia così tanto amato da così tanti giocatori dopo tutti questi anni. Cioè, se lo ricordano tutti perché aveva dei livelli brillanti, aveva uno stile grafico abbastanza unico, aveva un protagonista che era diverso da tutto il resto, aveva questo strano stile tra l'horror e il folle demenziale che funzionava alla grandissima. Combat system era legnosissimo, i comandi erano legnosissimi, qualcosa mi è caduto, il pad molto male, i comandi erano legnosissimi, ma il gioco
comunque aveva delle gran figate al suo interno. Se fanno un remake come Dio comanda e gli ritoccano i comandi, ritoccano un attimino il sistema di combattimento e magari rendono un pochettino più elaborati e interessanti i livelli, perché comunque sì, sono un po' elaborati ma sono comunque ancora semplici, il gioco era veramente veramente molto figo. Cioè il gioco può ritornare molto molto figo, può venire modernizzato tanto. Però ripeto, è uno di quei giochi che devi prendere e rivoltare come un calzino, devi prendere ed eliminare tutte le sue limitazioni, tutte le sue caratteristiche più deboli, perché se no davvero è troppo vecchio. Crash sopravvive decentemente anche oggi, perché in quanto platform aveva delle meccaniche più semplicistiche, e il primo Crash comunque non è un piacerone da giocare. Il 2 e il 3 sono sopravvissuti molto molto bene. Il motivo per cui regge il colpo Crash dopo tutti questi anni è perché era un gioco estremamente difficile, estremamente impegnativo, e quindi anche con quelle meccaniche lì ti spinge a continuare, perché ti senti in continua sfida con il gioco. Medieval non è così. Medieval è un gioco con delle meccaniche che ad oggi non sono invecchiate bene. Alcuni livelli sono fighissimi, se rifanno tutto come Dio comanda e modificano determinati fattori è un gioco che puoi svecchiare tantissimo. Solo che appunto adesso fanno questo, poi come ho detto si vocifera che stiano facendo Spyro. Spyro e Medieval, se vuoi farli tornare alla grande nel periodo odierno, secondo me li devi svecchiare tantissimo. Soprattutto Spyro, perché Medieval è invecchiato male, ma Spyro è invecchiato veramente malissimo. Quindi io voglio veramente vedere cosa ci combinano. Sono molto molto incuriosito. Secondo me può essere un buon remake, però devono fare un lavoro bello concreto. Non gli basta fare la grafica nuova e lasciar perdere così. Quando lo porti Tenchu? Io l'ho già fatto Tenchu Captain Jack. Forse è stato uno dei primi live che ho fatto. No, avevo fatto un video su YouTube di Tenchu. E ho un video su YouTube, un retronauta di Tenchu. Magari in futuro lo porterò, ma per il momento no, per il momento no. Prima voglio vedere cos'è che hanno annunciato i From Software. Se è Tenchu, porto Tenchu. Se non è Tenchu, no, basta il video su YouTube. Un gioco molto molto difficile. Ragazzuoli, al solito, grazie mille per avermi seguito tutta sera. Adesso è il momento della maratona mentana di vedere come sono andate le lezioni per tutti. Buona nottata con mentana a tutti. Ricordatevi di followare col cuoricino, ricordatevi di iscrivervi. Mi hanno fatto notare in chat che sono sparite un po' di subscription da molti canali Twitch per pare un bug della piattaforma, quindi se vi ritrovate senza l'iscrizione, reiscrivetevi. O comunque iscrivetevi di nuovo, perché a me le subscription fanno un sacco comodo sul canale per ovvie ragioni. Ci vediamo domani su Multiplayer, domani pomeriggio alle 4 se non sbaglio, ho 2 ore di live con Dragon Ball FighterZ e poi la sera farò un altro live sul mio canale. Non so se porterò di nuovo Into the Breach, cercando di giocarlo a difficoltà più alte, perché è uno strategico veramente figo. Leggetevi la mia recensione su Multiplayer perché è un sacco bella, cioè non la recensione, è un sacco bello il gioco. E poi niente ragazzi, ci vediamo domani, baciotti a tutti, ciao ciao ciao.